Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su Dark Souls, continuiamo la nostra discesa. Queste lucine che vedete non sono nient'altro delle pietre prismatiche già utilizzate che vi indicano la via. Ecco, fantastico. E non gli ho fatto niente. Non gli ho assolutamente fatto nulla, ok. State sempre attenti dove andate. Senza luce è impossibile da fare, io ve lo dico. Allora, qui dietro c'è. Ah no, era sotto. Niente, scusate per il fail. Allora, si scende dalle bare. Occhio subito qua. Quel tesorino lì che avete visto prima, quel forse lì sopra lo andiamo a prendere dopo. Qua dovete stare attenti sia agli arcieri che agli scheletri. Ok, abbiamo risolto il grosso problema. Ora proseguiamo di qua. State tutti sulla destra, così almeno arrivate qui e potete recuperare l'umanità. Poi scendete, lasciate perdere Patches, che lo ritroviamo qua. Andate qui. E c'è il falò. Dunque, questo falò non è quello che precede lo scontro per il boss, è quello successivo. Però da qui abbiamo una serie di cose importanti da dire e da fare, cominciando con il parlare con Patches, appunto. Facciamo subito che ravviviamo la fiamma. Dunque, non credo di riuscire in questo video a farvi, cioè anzi, non ci riesco sicuramente ad arrivare al falò successivo, perché da qui si dipartono tante cose da vedere e da fare. Nel video prossimo raggiungeremo il falò ed eventualmente la nebbia, quindi in quello dopo ancora faremo finalmente Nito. Non credo di riuscire a fare tutto in due video solo, questo è il prossimo. Vabbè, vediamo comunque. Dunque, lui ci dice di andare a vedere qui, però a qualsiasi cosa si sceglie prima, se essere chierico o meno, cioè alla sua domanda, se si risponde chierico o meno, finisce così, quindi non importa assolutamente nulla. Simpatico come al solito. Recuperiamo questo, troviamo qua la lanterna del Tersk, l'anima del cavaliere, e qua rincontriamo un'altra volta. Scusate un attimo, ok. Che ci mette in guardia sul fatto che i suoi due cavalieri di scorta siano degli esseri vuoti. Allora, uno è qui, ok, e l'altro è qui. Merda. Ok, uno l'abbiamo finito. Cerchiamo di finire anche l'altro. Io facciamo il parry? No. Vabbè, non ne può, finiamolo così e boh. E va a fa culo. Ok, non droppano nulla. Quindi riparliamo a lei che ci dà il miracolo della rigenerazione. Poi, qui c'è ancora una cosa da fare, cioè recuperare questa cosa qui. Spawneranno, una volta recuperata, questi qua. Riusciamo a one shottarli.
bisogna stare attenti, sono delle colonne di ossa. Possono darvi la titanite bianca. I pezzi di titanite bianca, esatto. Dovete stare attenti quando fanno quell'attacco lì dove si muove tutte le braccia, perché è veramente devastante. Allora, qua ne incontriamo un'altra. Altri tre, per essere precisi. Non ho neanche... Beh, a parte che ormai la piromanzia adesso non ci serve a molto, eh. No, ferma. Voglio vedere quanto gli faccio. 55, no, veramente inutile. Ecco, quando fa quell'attacco lì, stare attenti. Ok. Lì, one shot solo in salto. No, ok. Proviamo. Si sale di qua. Adesso andiamo al falò semplicemente per... Ok, per livellare. Il falò che lo troviamo qui. Ok. È il falò di prima, non è successo assolutamente nulla di strano. È lo stesso falò di prima. Ok, adesso andiamo a parlare di nuovo con Patches, che ci darà, mi sembra, delle umanità ancora. Volendo potete anche ucciderlo, io ve lo sconsiglio. Ah no, è vero. In questo caso sì, se noi abbiamo risposto che siamo dei chierici, si arrabbia. Si arrabbia decisamente, sì. Ed è un peccato, perché era un buon venditore, dai. Non importa. L'abbiamo ucciso, non importa. Allora, torniamo al falò, perché tanto di rifarmi tutta la strada di nuovo non ne ho voglia. Togliamo questo. Dunque, abbiamo trovato l'ascia crescente. Ascia da battaglia, ascia crescente. È un'arma che fa danno da... un'arma che fa danno magico. E ha un B, un D dal forza e destrezza e un B dalla fede, quindi è una buonissima ascia per i chierici. Qui non è ancora finito, perché da questa parte posso andare anche direttamente dentro, senza star lì. Poi dopo ci andiamo di là. Da questa parte c'è ok, occhio, attenti sempre, cazzo, state molto attenti a non farvi intrappolare. Qua, tipo questo, esatto. Ok. Ok, ne abbiamo un altro dietro, esatto. Allora, questo è un pezzo difficilissimo, come vedete. Eccolo lì, vedete. È veramente un pezzo difficile questo. Perché è pieno di scheletri. Quindi noi ci riproviamo senza batter ciglio. magari provando una spada. Resiniamo la spada. Ok, dentro, vai. Via. No, via scherzo, ho sbagliato. Eccolo qua. No, mi spiace, ma siamo rimasti fregati, sono troppi. Allora ci riproviamo ancora. Siamo senza resina purtroppo.
Abbiamo perso 27.000 anime, ma non importa, tanto comunque facciamo presto a farle. Io però volevo arrivare alla fine di quel pezzo per farvi vedere cosa si trova, chiaramente. Delle anime non mi importa perché comunque siamo veramente oltre 2 sono qua. E il terzo dove cazzo? Ok, molto bene. Allora, beviamo, dovrebbe essercene un altro solo. O un altro paio, ok. Non facciamoci fregare adesso però. Ok. No, io l'ho mancato e lui invece mi ha preso. Porca miseria, è stato un parto sto round. Allora, c'è il tizzone divino gigante che ci permette di upgradare le armi divine fino a un più 10. Eccolo qua, il Murakumo. Che sicuramente se avessi avuto bisogno del Murakumo non mi sarebbe stato droppato. Però vabbè. Andiamo avanti. Già 12 minuti per fare un video del genere, però sono morto 200 volte, però non importa. No! Cagata! Niente, un video di sole morte avete visto oggi, fantastico. Vado a recuperare le anime. Avete visto un video di sole morti? No, vabbè, faccio quel pezzo lì perché è utile, vi faccio vedere un po' di cose. Ci sono un po' di cose da prendere, insomma, lì. Non è. Eccolo qua, perché c'è l'arciere qua in alto che tira frecce chiaramente. E a noi fa sempre bene, eccolo lì. Grazie. Grazie, molto bene. Vieni qua. Dai, su. No! Vabbè, ma dai! Fantastico, fantastico. Cosa è successo? Non ne ho idea. Mi si è incastrato il personaggio in mezzo. Mentre moriva lo scheletro. Probabilmente si è incastrato. Appena è morto lo scheletro, è esploso. Mi ha buttato giù perché io non ho toccato nulla. Sua. Ok, andiamo. Oh, fagli vedere come funziona, ma se andiamo avanti così qua. Questo è andato. Adesso uccidiamo l'altro. Che è qui. Arciera. Ok, saliamo qui stando attenti, ecco appunto, a non essere infilzati. Saliamo,
Vediamo. E prepariamoci allo scontro con... Stavolta sono solo due. E uno piuttosto cieco. Oh, issa. Addio. Dunque, allora, ci sono due cose da prendere. Cioè, due cose. Tre cose da prendere. Una. Due. E per... Dobbiamo ributtarci giù. Ok. Vedete, come vedete questo pezzo è piuttosto ricco di cose da prendere, quindi era un peccato lasciarlo qui senza farvelo vedere. Poi ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui, ci si butta qui, occhio della morte, si ritorna indietro, si prosegue di qua. Ok, e si va di qui. Voilà, ricordate dove siamo? Siamo esattamente sopra la stanza dove abbiamo combattuto contro il boss Girandola. Si prosegue di qui. Adesso torniamo al falò, volendo osso del ritorno. Ok, siamo al falò, salviamo. Cioè, ripariamo le armi, perché mi servono sempre bene, cioè mi servono riparate, sempre bene riparare tutto, onde evitare di trovarci in battaglia con le armi rotte. Mi è successo una volta che mi ero totalmente dimenticato di ripararle, ho dovuto affrontare un boss con le armi rotte. Era l'inizio del gioco e il boss era il drago famelico. Ok, questi sono dei cani che rompono veramente le palle. Sono tra i... nemici che causano più problemi ai giocatori. Allora, questo è l'ultimo cavaliere nero prima della boss fight. Arriva da solo, non vi preoccupate. Oh. Ecco qua. Fantastico. Perché? Ah, fammi il parry, cazzo. Però adesso mi sta ownando lui. Vabbè. Vabbè, l'abbiamo ucciso così, non importa. Allora, prima di... qua trovate un arciere. Ok. Allora, ora ci sono due strade. Una è qua, però dovete sbarazzarvi del cane. L'altra, in verità, c'è anche un'altra stradina qua. Io vi consiglio di fare questa. Quella là poi non vi dà... Vedete che fa molto male il cane. È capace di proprio di uccidervi subito. Allora, adesso vi faccio vedere di qua. Allora, prima si va di qui. Ok, scudo dell'effigie. Arriviamo al falò e poi dopo. Allora, due strade, io vi consiglio di andare di qua, che siete esattamente sopra al cane. E lo, se riuscivo a prenderlo, lo attaccate dall'alto. Qua c'è il falò. Subito qui, trovate il falò. Ok? Allora. Subito qui trovate il falò. Io vi consiglio poi di ritornare dal qua
dai nemici. Ce n'è un altro qui. Ok, uno scheletro. Ok, e adesso andiamo a prendere quell'affare che vedete lì. Allora, per farlo dovete tornare su e buttarli da qui. Se non siete sicuri, cioè se non ve la sentite, fate una cosa, utilizzate le pietre prismatiche. Guardate, visto? Si è fermata la pietra prismatica, ciò significa che noi lì possiamo andare. Ta-da! Allora, appena... ecco. Double kill. Ok, l'altro. Appena vi avvicinate, stavo dicendo, spuntano questi qua, che abbiamo già conosciuto. State sempre molto attenti. Allora, questo anello vi permette di uccidere... dannazione del cazzo, sono, sto andando. Andare qui, ok. Stavo dicendo, questo anello vi permette di uccidere dove cazzo sono? Ah sì, aspettate, aspettate, ve lo faccio vedere tutto intero senza stare lì a tagliare niente. Allora, vi trovate qua, qua c'è il falò. Questo anello vi serve per vi permette di ottenere più anime per ogni uccisione di nemici. Allora, una per tornare umano, due al 10, cioè una al 10, una al 15 e una al 20. Utilizzerò il falò a 20 umanità. Adesso il falò a 20 fiaschette, quindi lo ravviveremo 3 volte. Questo perché? Perché il boss è piuttosto lontano. E quindi è importante avere il falò più completo possibile. La fiamma, la prima volta, è la prima volta che utilizziamo il rito dell'accensione per portarla a più 15. Potete farlo con tutti i falò, ovviamente, utilizzando le umanità. Perfetto. Ok, ragazzi, noi partiremo da qui. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.